La seduta è aperta. Invito il Deputato Segretario a dare lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta del 13 dicembre 2019. Presidenza Rampelli. La seduta comincia alle 9.10 con l'approvazione del processo verbale della seduta dell'11 dicembre 2019. Il Presidente dà conto delle missioni. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti alle quali rispondono i Sottosegretari Morassut, Giorgis, Castaldi e De Cristoforo. Intervengono i deputati Brunetta, Bartolozzi, Mulè, Bellucci e Tuzzi. La seduta termina alle 11.20 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 17 dicembre 2019. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che si insieme articolo 46,2 del regolamento, deputati Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, benvenuto, Boccia, Buonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, Dinca, Duva, Dadone, De Maria, Di De Micheli, Del Re, del Mastro delle Vedove del Rio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone. Giacchetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Labbate, Luiuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palazzotto, Parolo, Pedrazzini, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Sciuglian, Carlo Sibiglia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo. Traversi, Vignaroli, Villa Rosa, Raffaele Volpi e Zoffili sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 91, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato in allegato a resoconto della seduta odierna. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2019, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 1 del Regolamento, in sede referente alla sesta Commissione Finanze, conversione in legge del decreto legge 16 dicembre 2019, numero 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno. E per la realizzazione di una banca di investimento, parere delle commissioni prima, quinta, decima e quattordicesima. Il suddetto disegno di legge ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis è stato altresì assegnato al Comitato per la Legislazione. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3206 della deputata Bruno Bossio, concernente iniziative volte a scongiurare la chiusura della scuola primaria nel paese di Cereri in Aspromonte. Il sottosegretario per l'istruzione dell'Università La Ricerca Giuseppe De Cristofaro ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie Presidente. Onorevole Bruno Bossio, condivido con lei la preoccupazione di fronte allo spopolamento delle aree interne, in particolare di alcuni paesi siti in aspromonte, come tale rappresentato. Questo fenomeno si riflette inevitabilmente anche sulle istituzioni scolastiche del territorio. Difatti, in riferimento allo scorso anno scolastico, la scuola primaria di Carriera, alla luce del piano di dimensionamento ed essendovi un numero esiguo di alunni iscritti, non è stata autorizzata a quale punto di erogazione del servizio scolastico come da lei giustamente riferito. Tuttavia, tenuto conto dell'enorme importanza che riveste la presenza delle scuole in tali piccoli paesi colpiti dal generale fenomeno dello spopolamento, e tenuta in debita considerazione l'appartenenza di tale comunità all'area grecanica ricadente nella provincia regina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha autorizzato per quest'anno scolastico un nuovo punto di erogazione del servizio nel comune di Careri attraverso l'attivazione della scuola primaria Careri Centro. L'Ufficio Scolastico per la Calabria, con propria nota, ha riferito che la difficile situazione da lei rappresentata riguarda una circostanza esistente nel precedente anno scolastico, che si è intesa per quanto possibile superare attraverso un'offerta formativa più ampia per l'anno scolastico 2019-2020. Quest'anno, infatti, sussistono nel comune di Careri i seguenti punti di erogazione primaria: primaria Natile Nuovo, Via Gasperi, comune di Careri, primaria Natile Superiore, comune di Careri, primaria Careri Centro. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha precisato, inoltre, che sia nella scuola primaria di Natile Superiore, sia nella scuola primaria Careri Centro, si è reso necessario istituire una pluriclasse essendo iscritti rispettivamente 13 alunni nella prima e 13 nella seconda. Grazie. Grazie a lei. La deputata Vincenza Bruno Bossi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Collega, 5 minuti. Grazie. Signora Presidente, signor Sottosegretario, eh, credo di essere soddisfatta a un anno dalla presentazione della mia interrogazione parlamentare che oggi è diventata interpellanza, interrogazione che ho eh, depositato il 2 ottobre 2018 a seguire alle eh, manifestazioni eh, che si sono svolte non solo nel paesino di Careri ma in tutto l'Aspromonte, anche a Roccaforte del Greco, così a Canolo, dove sostanzialmente i genitori ma tutta la comunità avevano protestato per questa chiusura. Tra l'altro voglio ricordare che il Consiglio della eh, città metropolitana aveva diciamo, il 25 marzo maggio scorso prevista questa riapertura a Careri Centro eh, e questa diciamo, iniziativa però non era stata accolta a suo tempo dall'ufficio scolastico regionale provocando diciamo, quelle reazioni giuste che ci sono state sia da parte della comunità sia da parte di, di molti intellettuali e che hanno visto diciamo, nella mia interrogazione parlamentare un ulteriore elemento di protesta. Devo dire che nel frattempo non solo diciamo, il Consiglio della città metropolitana ma anche la Regione Calabria aveva approvato con delibera di giunta le linee guida sostanzialmente che andavano a modificare diciamo, l'organizzazione e aveva proposto all'ufficio scolastico regionale appunto di accogliere questa eh, proposta. Sono quindi soddisfatta che il Ministero del, della Pubblica istruzione e della ricerca abbia accolto questa richiesta delle comunità, questa richiesta della città metropolitana, questa richiesta del Consiglio regionale della Calabria, questa richiesta della Giunta regionale della Calabria e soprattutto questa richiesta di grandi intellettuali calabresi come Vito Teti e Gioacchino Criaco. E mi permetto diciamo, di sottolineare le cose dette diciamo, da in particolare da Gioacchino Criaco, il quale ha ricordato eh, lo ha detto anche il sottosegretario, che l'opposizione alla chiusura di questa scuola non era semplicemente soltanto rispetto allo spopolamento, che pure riguarda tutti i paesini di montagna, in particolare della Calabria, ma non solo della Calabria, ma c'era il rischio e c'è il rischio della morte di un popolo e di una cultura millenaria che mantiene le ultime testimonianze greche in Calabria. E ricordiamoci che tutti, fummo greci, ma pochi lo siamo ancora oggi e ai greci, oltre alla cultura, non difettava il coraggio. Quindi io credo che uno Stato che finora è stato patrigno in, quelle, in quella realtà dell'Apspromonte, oggi con questa scelta si presenta come Stato padre e soprattutto dobbiamo incominciare una marcia perché appunto tutti noi un tempo fummo greci. Grazie. Sospendo brevemente la seduta per cinque minuti. La seduta è ripresa. Passiamo all'interrogazione numero 3.1204 delle deputate Businarolo e Ascari concernenti iniziative di competenza volta a garantire la piena tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità ai sensi della legge numero 1179 del 2017. La ministra per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha facoltà di rispondere. Prego, ministra. Grazie Presidente. In ordine eh, all'interrogazione che ha esposto rappresento che dagli elementi forniti dal Ministero della Giustizia e da, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha chiarito che l'arresto dei dieci dipendenti del Comune di Pozzuoli è stato determinato da fatti criminosi del tutto diversi rispetto eh, a quelli denunciati dal dipendente comunale. Per quanto riguarda però la tutela del cosiddetto whistleblower, che è l'obiettivo principale della legge 179 del 2017, richiamata per l'appunto dall'interrogante, è proprio quello di eh, garantire la posizione di coloro che abbiano denunciato fatti o comportamenti anomali in ambito di lavoro. La legge ha introdotto il principio dell'intangibilità dei whistleblower rispetto a misure che siano ritorsive adottate nei confronti propri dall'ente di appartenenza direttamente collegate alle segnalazioni che sono state effettuate. È disposto inoltre che l'interessato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio possano segnalare all'ANAC le eventuali misure ritorsive adottate. L'ANAC, a sua volta, informa il Dipartimento della Funzione pubblica e gli organismi di garanzia e disciplinari affinché si assumano eventuali misure di competenza. A tutela del segnalante eh, ne, ne viene inoltre garantito l'anonimato. Qui non ricordo insomma, il fatto che si possa fare la segnalazione perché gli onorevoli interroganti sicuramente se lo ricordano. Rispetto al fatto che viene assicurato un codice identificativo univoco per garantire l'anonimato rispetto alla denuncia. Faccio presente che, nonostante siano fatti dei passi avanti per garantire l'effettiva tutela dei whistleblower, sono anche consapevole che sia necessario garantire anche in concreto poi l'effettiva applicazione della legge. A tal fine sottopongo eh, a quanto si legge nel quarto rapporto annuale sull'applicazione del whistleblowing blowing che è stato predisposto dall'ANAC nel 2019 dal quale emergono i dati che sono comunque incoraggianti sia rispetto alla qualità eh, dei tipi di, di segnalazioni si sono ridotte notevolmente, quelle che erano segnalazioni destinate ad archiviazione sono invece eh, aumentate quelle con un rilievo importante, sia dal punto di vista della quantità, eh, in una crescita rispetto al 2017 che è passata nel 2019 a 73 denunce al mese. Da quanto esposto dagli onorevoli interroganti, emerge comunque la necessità che le amministrazioni si dotino al loro interno di sistemi di compliance adeguati allo scopo. Ciò potrà avvenire sia mediante l'adozione di modelli organizzativi che eh, garantiscano maggiore trasparenza ed eticità dei comportamenti all'interno della PIA, che attraverso la diffusione delle migliori prassi, delle best practice. A tal proposito mi preme segnalare che l'Ispettorato della Funzione Pubblica sta portando avanti un importante lavoro con l'autorità nazionale anticorruzione al fine di pervenire eh, alla sottoscrizione, alla firma di un protocollo che possa garantire l'attuazione puntuale. Della, della legge sul whistleblowing che finora è stata parzialmente adottata ma come dicevo prima eh, non in tutti i propri aspetti evidenzio infine che anche la legislazione europea si sta muovendo nella direzione della tutela dei whistleblower lo scorso ottobre il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha approvato una direttiva sulla protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie e che si, si muove nella direzione di garantire un livello di protezione per gli informatori istituendo dei canali che siano sicuri per la segnalazione sia negli enti privati che in quelli pubblici. Quindi mi impegno, cioè tutto l'impegno da parte mia per la realizzazione di un ulteriore salto nella qualità della legislazione per riuscire a garantire l'effettiva tutela dei whistleblower. Grazie. Grazie a lei, Ministra. Eh, saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Borgo Rosa in provincia di Rieti e dell'Istituto Superiore Margherita Hack di Morlupo in provincia di Roma che stanno assistendo ai nostri lavori. La deputata Stefania Ascari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Collega anche lei a cinque minuti. Grazie, Presidente. Posso ritenermi soddisfatta della risposta della Ministra? A circa due anni. Dall'introduzione della normativa sul whistleblowing, tirando le somme, è evidente che le criticità presenti nella legge 179 del 2017 indicano la necessità di un intervento più incisivo su alcuni punti, in particolare sull'ampliamento della tutela dei whistleblower, poiché dalle numerose segnalazioni che ci arrivano dai cittadini che ci scrivono, ma anche dalle notizie, che appaiono sulla stampa, siamo ancora lontani dalla piena e concreta attuazione della legge. In particolare occorre, tra l'altro, ampliare la tutela nell'ambito privato, che resta parzialmente tutelato rispetto a quello pubblico. The Whistleblowing si occupano da anni associazioni come Riparti il futuro e Transparency International Italia. I dati forniti da quest'ultima nel 2017 indicano l'Italia nella 54esima posizione nella percezione dell'indice di corruzione a livello mondiale. Se negli anni la situazione è leggermente migliorata, c'è però ancora tanto da fare. La lotta alla corruzione, è una piaga dilagante che si insinua nelle maglie del tessuto socio-economico e produce gravi danni per i cittadini e più in generale per il Paese, deve rappresentare una priorità affinché l'onestà ritorni ad essere un valore irrinunciabile, pilastro fondamentale della nostra società. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione numero 3.205 della deputata Baldino concernente iniziative volte a garantire dati aggiornati relativi al censimento delle vetture di servizio in dotazione alle pubbliche amministrazioni. La ministra per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. In relazione a quanto esposto, sono in, in grado di rendere all'onorevole interrogante i dati dell'ultimo rapporto realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con il FormET SPA contenente il censimento 2019 sul numero delle autovetture in servizio presso le pubbliche amministrazioni. Il censimento 2019 abbraccia un tempo più lungo con riguardo ai dati vi contenuti, in quanto essi si riferiscono non solo all'intero precedente anno 2018, ma anche al primo trimestre del 2019. Il numero di amministrazioni che hanno comunicato gli aggiornamenti sul parco autovetture risulta aumentato significativamente rispetto al rapporto precedente. Sono infatti 8.366 in luogo delle 6.884 dell'anno precedente su un totale di 10.164, con un incremento del 21,4% rispetto all'anno passato. Le amministrazioni che hanno comunicato i dati quindi sono, come dicevo prima, in aumento. La percentuale degli enti rispondenti è quindi salita all'82,3% rispetto al 67,7% del precedente censimento. In particolare sono stati acquisiti dati relativi al 100% delle amministrazioni dello Stato. Le regioni e le province autonome eh, hanno un tasso di risposta che va oltre il 90% il valore eh, si attesta al 96% per le amministrazioni provinciali e le città metropolitane e per i comuni capoluogo di provincia. A fronte dell'aumento del numero degli enti eh, rispondenti, anche il numero delle autovetture chiaramente risulta essere aumentato del 14,8% rispetto a quelle censite nel 2017. Si rilevano infatti 33.527 auto rispetto alle 29.195 del 2017, quindi c'è un aumento di 4.332 unità. Questo aumento comunque può considerarsi notevolmente contenuto se viene rapportato l'incremento del 21,4% delle amministrazioni che hanno fornito pronta risposta. Si evidenzia peraltro che la percentuale delle auto per le amministrazioni è migliorata durante il 2018, passando dal 4,24 per il 2017 al 4,01 per il 2018. Si evidenzia altresì che, a fine di una corretta interpretazione dei dati, che la definizione di auto blu va esclusivamente riferita alle autovetture di servizio per il trasporto di persona con autista d'uso esclusivo. Eh, o non esclusivo. Il 90% delle auto censite, quindi eh, 30.161, risulta essere in uso a più uffici o servizi senza autista e solo il 10%, che quindi sono 3.366, risulta essere ad uso esclusivo e non esclusivo con autista, quindi risulta essere di fatto un'auto blu. Il dato disaggregato dimostra che 1.223 autovetture ad uso esclusivo con autista, eh, mentre sono 2.143 le ad uso non esclusivo con autista. L'impegno a livello nazionale di tale eh, tipologia dell'autoblu non risulta quindi particolarmente rilevante e si attesta in linea con quello rilevato in altre nazioni confrontabili con l'Italia per articolazione amministrativa. In merito alle modalità con cui il Governo intende assicurare la completezza della risposta al censimento da parte dell'amministrazione si fa presente che la, vigente, eh, la previsione normativa è già vigente e che l'applicazione eh, prevede, ehm, prevede l'applicazione per le amministrazioni che omettano di inserire i dati una sanzione che prevede tagli alle voci di spesa inerenti all'acquisto, alla manutenzione piuttosto che al noleggio e all'esercizio di autovetture oppure all'acquisto eh, di buoni taxi. Inoltre l'inadempimento all'obbligo di comunicazione costituisce un elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Eventuali cause di responsabilità per danno all'immagine della pubblica amministrazione ed è comunque valutato ai fini della performance del dirigente a tal fine per rendere più eh, agevole l'adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni per fornire i dati per, del censimento e allo studio da parte del Dipartimento Funzione Pubblica un progetto che coinvolga anche la motorizzazione civile al fine dell'utilizzo eh, di un database da esse gestite in modo che eh, eh, si possa estrapolare un elenco delle autovetture e quindi le pubbliche amministrazioni debbano semplicemente digitare quali sono di loro appartenenza e quali no e quindi semplificare le, il loro adempimento burocratico. In tal modo si troveranno un elenco sul quale semplicemente confermare la disponibilità e riusciremo ad ottenere dei dati il più completo possibile nei tempi più brevi possibili senza gravi burocratici ai danni dell'amministrazione. Grazie. La deputata Vittoria Baldino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Collega, anche lei ha cinque minuti, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio la Ministra Dadone per la risposta e mi dichiaro soddisfatta per l'attenzione. Che questo governo sta riponendo sulla questione delle auto blu e delle auto di servizio, in particolare sulla razionalizzazione dei, delle autovetture dei mezzi in servizio per la pubblica amministrazione. Sono rassicurata dai dati forniti dalla risposta perché rappresentano un'importante operazione di trasparenza, visto che appunto dagli esiti del censimento risulta in sensibile aumento il numero delle amministrazioni che, hanno, che stanno rispondendo. Quanto al numero delle, delle autovetture risulta in aumento, ma questo pare ascrivibile proprio all'aumento delle amministrazioni che stanno rispondendo al censimento. Quindi Leggo con favore questi numeri e l'impegno che il governo sta ponendo su questo tema, visto che sul punto come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre fatto e stiamo conducendo una battaglia su, uh, sulla razionalizzazione dei costi della politica e delle pubbliche amministrazioni. Perché? Perché fare questa operazione di razionalizzazione significa un maggior risparmio per le casse dello Stato e questo può uh, conseguentemente significare che queste risorse e queste... Stesse autovetture possano essere destinate ad altri, um, ad altri fini. Penso, ad esempio, alla tutela dei soggetti istituzionali che ogni giorno rischiano per la propria incolumità come magistrati che conducono eh, indagini eh, coraggiose contro la criminalità organizzata di stampo mafioso ma penso anche e soprattutto alle forze dell'ordine eh, quindi alla possibilità di ampliare il parco auto a disposizione della polizia e delle altre forze dell'ordine che sempre di più denunciano una carenza di uomini e, e soprattutto una carenza di mezzi quindi sono certa che questo governo continuerà in questa direzione anche attraverso interventi che possano scongiurare in futuro un utilizzo per così dire eh, disinvolto, disinvolto delle, delle auto di servizio, come dimostrano i voli blu e le moto, le moto d'acqua blu dell'ex ministro Salvini. Quindi ringrazio la ministra D'Adone e le auguro buon lavoro. Grazie. Passiamo all'interpellanza numero 2512 del deputato Zanettin e all'interrogazione numero 3207 delle deputate Businarolo e Ascari, concernenti misure per garantire presso il Tribunale di Vicenza adeguate risorse umane, sia con riferimento ai magistrati che al personale amministrativo. L'interpellanza e l'interrogazione, avvertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente. Chiedo al deputato Pierantonio Zanettin se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. L'illustra il collega, prego. Eh, grazie Presidente per la parola. Ecco, con questa eh, mia interpellanza che ho depositato il 4 ottobre scorso ho voluto portare all'attenzione del Governo la situazione del Tribunale di Vicenza. Ora, il Tribunale di Vicenza, ehm, da partire da una grave crisi dell'anno 2014, che aveva portato anche l'Ordine degli Avvocati a provocatoriamente dichiarare il fallimento della giustizia a Vicenza, è uscita da questa crisi anche attraverso tutta una serie di iniziative molto innovative da parte del Presidente del Tribunale, dottor Alberto Rizzo, e sicuramente la, la situazione stava migliorando. Ahimè! Nell'ultimo periodo si sono eh, verificati, soprattutto nel settore penale, due, eh, due eventi assolutamente imprevedibili ma che eh, um, richiamano la nostra attenzione. In particolare due maxi processi. Il primo il maxi processo relativo al crack della banca popolare di Vicenza e il secondo un altro maxi processo che è quello che è riferito all'inquinamento delle falde acquifere da parte di dei cosiddetti PFAS e quindi che interessano una ampia e vasta platea di cittadini. Sono due maxi processi nei quali in particolare nel processo per la Banca Popolare di Vicenza si sono costituiti parte civile ben 8.200 cittadini, in quello del FAS siamo ancora nella fase dell'udienza preliminare, però anche lì si, si, si registreranno sicuramente numeri straordinari. Ecco, questo, questi due eventi assolutamente imprevedibili rischiano di mandare in tilt il settore penale ordinario, perché ci sono solo dieci magistrati eh, detti al settore penale, tre sono tutti assegnati in via esclusiva al processo per la Banca Popolare di Vicenza. Due giudici sono stati recentemente trasferiti e un altro magistrato è già entrato nel periodo di maternità obbligatoria. Se si considera che il processo dei FAS probabilmente sarà di competenza della Corte di Assisi, quindi altri due magistrati saranno dedicati a questo, i rischi di eh, mandare in tilt l'intero sistema penale sono molto, sono molto probabili. Allora da questo punto di vista poi eh, non parliamo della situazione del personale amministrativo, io qui le, ricordo alcuni numeri eh, che sono aggiornati ad ORAS, eh, per quanto riguarda in particolare la funzione di direttore abbiamo in tutto tre posizioni su sette, quindi una scopertura del 57%, per quanto riguarda la figura del funzionario giudiziario abbiamo in tutto 15 16 funzionari amministrativi e quindi abbiamo una scopertura del 48,39%. Per quanto riguarda la funzione del cancelliere esperto, abbiamo in funzione, 22, abbiamo in funzione 11, 11 operatori amministrativi su 22, una scopertura del 50%, quindi numeri straordinari. Eh, poi ricordiamo sempre che eh, ci possono anche essere i magistrati, ma se non ci sono i cancellieri, i funzionari amministrativi che prendono le sentenze, le scaricano, le pubblicano, anche se ci sono, se sono scritte delle sentenze, questo non serve a niente. Nello scorso mese di ottobre, l'Ordine degli Avvocati di Vicenza ha segnalato eh, questa tematica molto importante al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro, e eh, di questo eh, richiamo dell'Ordine degli Avvocati, ho voluto farmi interprete e portavoce con questa interpellanza, eh, chiedendo appunto che il Ministro, per quanto di sua competenza, ci dica cosa intende fare per ovviare a queste carenze di magistrati, evidentemente non sono di sua competenza, ma soprattutto di personale amministrativo. Grazie Presidente. Grazie a lei. La sottosegretaria di Stato Simona Flavia Malpezzi ha facoltà di rispondere. Prego sottosegretaria. Grazie Presidente. Con specifico riguardo alle problematiche organizzative del Tribunale di Vicenza rispetto alla gestione di processi particolarmente complessi ed articolati, va preliminarmente chiarito che la distribuzione degli affari e l'organizzazione interna agli uffici giudiziari sono questioni strettamente afferenti alla materia tabellare che, come tali, esulano dalla sfera di competenza del Ministero della Giustizia in quanto rimesse alle valutazioni e alle determinazioni dei capi degli uffici e del Consiglio Superiore della Magistratura. Per quanto attiene alla dotazione del personale giudiziario ed amministrativo della predetta sede, va detto in primo luogo che a seguito della riforma della geografia giudiziaria la pianta organica è stata incrementata di un posto di Presidente di sezione, di 14 posti di Giudice e di 63 posti di personale amministrativo. Per quanto qui rileva va sottolineato l'approccio dinamico di questo dicastero al tema delle piante organiche del personale giudiziario, la cui revisione, a cui ho appena fatto cenno, non può essere intesa come una cristallizzazione definitiva delle scelte già adottate in passato, ma deve costituire oggetto di una continua analisi funzionale a periodici interventi integrativi e correttivi con cadenza tendenzialmente triennale. Un tale progressivo progetto di scrutinio dell'efficacia delle scelte dovrà certamente alimentarsi del prezioso contributo di informazioni e valutazioni provenienti dagli uffici giudiziari e dalla stessa classe forense, nell'ottica di un innovativo percorso condiviso di revisione permanente delle piante organiche. Proprio in questa direzione, lo scorso 27 febbraio presso il ministero della Giustizia è stato costituito uno specifico tavolo di lavoro per la definizione delle dotazioni organiche in relazione agli uffici giudiziari di primo e secondo grado. Tale scelta strategica va ad armonizzarsi con lo storico incremento del ruolo organico della magistratura di 600 unità, con l'attribuzione di 530 unità agli uffici giudiziari diversi da quelli di legittimità. E a quanto detto si aggiungano le emissioni in servizio disposte con l'attuale legge di bilancio dei nuovi magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale del 31 maggio 2017 che a decorrere dal 1 gennaio 2020 verranno immessi in servizio. La procedura di revisione è stata già avviata con il decreto ministeriale 17 aprile 2019 e in tale contesto di generale ridistribuzione delle nuove risorse disponibili saranno tenute nella massima considerazione, in una ineludibile ottica comparativa, le situazioni delle varie sedi del territorio, a partire da quelle con maggiori scoperture o con particolari esigenze operative, tra cui evidentemente il Tribunale di Vicenza che, va comunque rimarcato, allo Stato soffre di una scopertura contenuta, in quanto pari al 14 nel ruolo dei magistrati togati e al 12 in quello dei magistrati onorari. Per quanto riguarda il personale amministrativo, il Tribunale di Vicenza ha recentemente fruito di un incremento complessivo di 12 posti di assistente giudiziario coperti con le recenti assunzioni da concorso a 800 posti che vanno ad aggiungersi alle 26 assunzioni complessive avvenute nel corso degli ultimi anni, di cui 15 nel profilo di assistente giudiziario per concorso. Uno nel profilo di direttore amministrativo e cinque nel profilo di funzionario giudiziario per mobilità volontaria, tre nel profilo di funzionario giudiziario per scorrimento graduatorie di altre amministrazioni e due nel profilo di operatore giudiziario per assunzioni dirette. Inoltre, proprio a dimostrazione della centralità che le linee operative di questo dicastero riservano all'efficienza dell'organizzazione giudiziaria come strumento di efficientamento anche dell'attività giudiziaria, in occasione della trattazione di ponderosi procedimenti penali presso il Tribunale di Vicenza, come quello relativo al crack della Banca Popolare di Vicenza, in tempi rapidissimi è stata consentita l'applicazione di due assistenti DAP. Sono state fornite risorse aggiuntive, si è proceduto al finanziamento dei lavori di adeguamento dell'Aula C per quasi 50.000 euro e all'acquisto di scrivanie e sedie per le Aule C e B per 12.000 euro. In una prospettiva più generale che guarda l'intero distretto Veneto, è utile innanzitutto rimarcare che le assunzioni di cui tale distretto ha fruito negli ultimi anni risultano in numero di 297. Con specifico riguardo al concorso a 800 posti di assistente giudiziario, ad oggi nel distretto Veneto, anche per effetto degli scorrimenti di graduatoria, sono state assunte 215 unità a cui se ne aggiungeranno altre 16 previste dall'ultimo scorrimento pubblicato lo scorso 11 dicembre 2019. Per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, con interpello del 10 ottobre scorso sono state pubblicate le sei posizioni attualmente vacanti del distretto, mentre con PDG dello scorso 6 dicembre è stato disposto lo scorrimento della graduatoria degli idonei alla procedura di riqualificazione del personale in servizio risalente ai bandi del 2016 per la copertura di ulteriori 313 posti nella figura del funzionario giudiziario. Inoltre, a seguito della determinazione del ruolo organico dei profili professionali di funzionario tecnico e di assistenza tecnico, a cui si è proceduto con il decreto ministeriale del 18 aprile 2019, è stato previsto un incremento di complessive sei unità in favore della Corte di Appello e della Procura generale di Venezia. Si tratta di un altro segno tangibile del fermo proposito di migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari che questo Ministero persegue riservando particolare attenzione anche al settore del personale amministrativo, partendo dal consolidato assunto della rilevanza del suo contributo per il buon andamento della giustizia. Le procedure di reclutamento finora realizzate hanno interessato l'intero territorio nazionale e pertanto è stato necessario ripartire le unità da assumere tra tutti gli uffici giudiziari sulla base di criteri uniformi che tenessero conto delle esigenze dei vari territori, dei progetti di miglioramento della funzionalità degli uffici, della riduzione dell'arretrato e delle attività di innovazione organizzativa e tecnologica. Resta fermo comunque l'impegno dell'amministrazione a proseguire le politiche di incremento del personale amministrativo nella già richiamata convinzione che il supporto di collaborazione amministrativa sia essenziale all'attività giurisdizionale dei magistrati. In questa direzione l'ulteriore capacità assunzionale per l'anno in corso consentirà in tempi contenuti l'ulteriore scorrimento della graduatoria dei concorsi recentemente espletati. La politica di rafforzamento del personale beneficerà altresì delle, assu delle ulteriori assunzioni previste ex legge 68.999 in tema di disabilità, per effetto delle quali al distretto di Venezia saranno destinate nove unità della procedura di assunzione di 616 operatori giudiziari mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego, grazie alle quali il distretto di Venezia verranno destinate 27 unità dell'assunzione di 97 unità di ausiliario Area 1 F1 disposta il 27 agosto scorso e del bando di concorso pubblicato il 26 luglio scorso per il reclutamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza fascia economica F1 di cui si sono di recente svolte le prove preselettive. In conclusione, la pianificazione di un poderoso ingresso di nuove risorse umane negli organici dell'organizzazione giudiziaria apporterà evidenti benefici su larga scala attraverso una sensibile implementazione delle dotazioni organiche delle varie sedi giudiziarie, tra cui saranno certamente tenuti in debita considerazione il Tribunale di Vicenza e più in generale tutti gli uffici del distretto di Venezia, rispetto a cui alto è il livello di attenzione anche con il riferimento al profilo logistico, come dimostrato dai prossimi lavori di ampliamento della cosiddetta cittadella giudiziaria di Venezia, finalizzati ad una razionalizzazione degli spazi che verrà perseguita allocando presso un unico plesso più uffici giudiziari a beneficio dell'efficienza e della funzionalità del servizio. Grazie. Il deputato Pierantonio Zanettino ha facoltà di dichiarare se si sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego collega. Grazie Presidente, eh, però ahimè non sono assolutamente soddisfatto delle risposte che ci sono state date oggi dal Governo. Reputo la risposta che ci è stata fornita fredda, burocratica, generica, del tutto insoddisfacente. Tanti numerini ma che non danno poi... Eh, Nervo a sostanza. Io vorrei eh, citare allora ancora in maniera più esplicita alcuni dati sul personale amministrativo che oggi è in dotazione al Tribunale di Vicenza, perché il sottosegretario ci ha detto che invece è una situazione magnifica o comunque eh, accettabile. Io sul dato complessivo del eh, personale amministrativo ho i dati aggiornati a ieri. Fatte le verifiche attraverso l'ordine degli avvocati, abbiamo una scopertura complessiva per quanto riguarda il personale amministrativo sul piano teorico del 29,79%, sul piano della scopertura effettiva del 34,75%. Io non credo, sottosegretario, che questo possa essere considerato un dato accettabile. Per una realtà come quella che lei, stesso, lei stessa ha citato, avere in carico processi di quelle dimensioni, di quella portata e anche di quella rilevanza sociale, il crack della Banca Popolare di Vicenza, come dire, grande attualità, tenuto conto di quello di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni per quanto riguarda il problema anche della Banca Popolare di Bari e la richiesta che vengono accertate le penali di responsabilità degli amministratori. In ogni occasione in cui parliamo di giustizia viene citato questo famoso aumento della pianta organica di 600 magistrati. Ricordiamoci che una pianta organica tabellare assolutamente irreale, lei stessa ha ricordato che probabilmente dal primo di gennaio verranno assunti i neomagistrati del concorso 2017. Peccato che in tutto il 2019 non sia stato assunto un solo magistrato. Peccato che la graduatoria di questi vincitori di concorso eh, sia stata dichiarata eh, chiusa e definitiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura il 16 ottobre scorso, quindi più di due mesi fa e fino ad oggi non si è proceduta a nessuna assunzione, quando la storia ci dice che le assunzioni da parte del Ministero della Giustizia avvenivano al massimo al massimo, questo è sempre stato in tutta la storia entro 20 giorni dal decreto del eh, Consiglio Superiore della Magistratura e l'approvazione dell della graduatoria. Ecco, per questo dico che la sua risposta, eh, onorevole sottosegretario, eh, dimostra che in tema di giustizia c'è stato prima un governo giallo-verde, ora un, un governo giallo-rosso, ma nulla è cambiato. Proseguono toni trionfalistici e propagandistici. Il ministro Bonafede ce li propina ogni volta che viene in aula, mentre nel concreto, negli uffici giudiziari, la situazione nel concreto si deteriora sempre più. Quindi reputo quella di oggi un'occasione sprecata. L'ordine degli avvocati di Vicenza, con grande senso di, di, di rispetto per le istituzioni, aveva rivolto un accorato appello al ministro della giustizia, al presidente della repubblica, segnalando le difficoltà del settore penale. E quello che invece oggi abbiamo ascoltato è invece la dimostrazione che quell'appello non è stato raccolto. Voglio ricordare al governo che la provincia di Vicenza continua ad essere, pur in questa fase difficile, la prima provincia industriale d'Italia per valore pro capite, un autentico eh, motore del Paese e quindi la nostra provincia, una simile provincia, non meritava una risposta così evasiva e generica e, e questa risposta la Repu un autentico affronto alla nostra comunità. Grazie Presidente. Grazie a lei. La deputata Stefania Scari ha facoltà di dichiarare se si sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego collega. Grazie Presidente. Posso ritenermi abbastanza soddisfatta della risposta. Le problematiche evidenziate nell'interrogazione. Non caratterizzano purtroppo soltanto l'attuale situazione in cui versa il settore giustizia in Veneto, ma si ravvisano in molte altre sedi giudiziarie nel nostro Paese, che da anni lamentano criticità diverse, soprattutto per l'inadeguatezza delle piante organiche relativa a magistrati, cancellieri e in generale a tutti gli operatori della giustizia, con enormi rallentamenti nello smaltimento dell'ingente mole di lavoro loro affidata e a cui si aggiungono l'inadeguatezza di fondi per le opere di edilizia sanitaria, anche per quelli relativi al completamento di opere che da anni attendono di essere completate. La carenza di investimenti che garantiscono all'apparato giudiziario di fornire un servizio efficiente e adeguato ai cittadini, per cui è assolutamente necessario un intervento tempestivo che ridie ai cittadini speranza e fiducia nella macchina della giustizia, troppo spesso faraginosa e lenta. Grazie. Grazie a lei, passiamo all'interpellanza numero 2600 del deputato Baldelli ed altri concernente iniziative anche normative volte a prevedere un adeguato sistema di comunicazione degli esiti dei ricorsi al prefetto in merito a sanzioni per violazioni del codice della strada, chiedo al deputato Simone Baldelli se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica la illustra collega, prego velocissimamente presidente, se si fa un ricorso al prefetto lo si porta magari al comando dei vigili e si domanda cosa ne sarà, la risposta che ti danno è se non le arriva niente a casa, vuol dire che è stato accolto, altrimenti Significa che è stato rigettato e quindi le arriverà la sanzione raddoppiata eh, con tutte le conseguenze del caso. Ora, mh, forse è il caso di prevedere che uno che fa ricorso possa andare a consultare o sul sito della prefettura o sul sito del comune, in base al numero di eh, verbale, l'esito del ricorso. Per cui credo che sia una questione di civiltà e credo che sia anche una questione di buonsenso e quindi a questo punto chiediamo se il governo almeno su questo un impegno intenda prenderselo e ringrazio eh, la sottosegretaria Malpezzi per la presenza e per la risposta io avrei dovuto discutere questa interpellanza qualche minuto fa, ma ero impegnato nella conferenza dei presidenti di gruppo, per cui mi scuso per il ritardo. Grazie collega la sottosegretaria di Stato Simona Flavia Malpezzi ha facoltà di rispondere, prego. Grazie presidente. In via preliminare, appare opportuno evidenziare che, in base all'articolo 203 del Codice della strada, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, l'interessato può accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ricordo che a seguito di un recente intervento normativo, detta somma è ulteriormente ridotta del 30%, ove il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, salvo che per la specifica infrazione non sia prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente. L'interessato, sempre entro 60 giorni, può proporre, verso il verbale di accertamento, ricorso al prefetto, ovvero opposizione al giudice ordinario. Per quanto attiene nello specifico, la proposizione del ricorso al prefetto, lo stesso può essere presentato sia tramite l'organo accertatore che ha elevato la sanzione che direttamente al prefetto. In quest'ultimo caso il procedimento istruttorio prevede, entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso, la trasmissione degli atti all'ente cui appartiene lo stesso organo accertatore, che a sua volta, entro 60 giorni, è tenuto a rimettere al Prefetto le controdeduzioni del caso. Ricevuta la citata documentazione, il Prefetto deve adottare la sua decisione entro i successivi 120 giorni. La legge stabilisce la perentorietà di tali termini, che peraltro si cumulano tra loro. La Corte di Cassazione ha stabilito l'accumulabilità dei due termini che consente al Prefetto di usufruire, per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione, del tempo massimo previsto dalla somma dei predetti termini. Sempre secondo la Suprema Corte, le due fasi del procedimento amministrativo di ricorso al prefetto non sono autonome, bensì costituiscono ripartizioni di un unico procedimento. Conseguentemente, per stabilire se un'ordinanza in giustizione è tempestiva, è necessario avere riguardo alla circostanza che il ricorso sia stato presentato all'organo accertatore oppure al prefetto. Nel primo caso, l'ordinanza deve essere emessa entro 180 giorni, 60 più 120, dalla ricezione del ricorso. Nel secondo caso, entro 210 giorni, 30 più 60 più 120. Decorsi detti termini, senza che sia stata adottata l'ordinanza da parte del prefetto, il ricorso si intende accolto e si tratta dell'ipotesi di silenzio assenso prevista, nella fattispecie, dall'articolo 204,1 bis, del Codice della strada. La procedura fissata dal legislatore prevede infine al comma 2 dell'articolo 204 in 150 giorni il termine entro cui deve essere notificata al ricorrente l'ordinanza in giunzione emanata dal prefetto. Qualora invece il ricorso sia accolto, il prefetto emette un'ordinanza motivata di archiviazione degli atti e la comunica all'organo accertatore che ha elevato la sanzione. Quest'ultimo è tenuto a darne notizia al ricorrente. Appare opportuno aggiungere pertanto che il ritardo e l'omissione della comunicazione medesima non producono alcun effetto negativo per il ricorrente. Tali termini stabiliti dal legislatore tengono conto del carico di lavoro delle prefetture in materia di sistema sanzionatorio amministrativo, che, ricordo, attiene ad ambiti anche diversi dalla circolazione stradale e che hanno avuto nel corso degli anni una progressiva estensione, di cui l'ultima con il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 recante disposizioni in materia di depenalizzazione. In merito a quanto prospettato dall'onorevole interpellante sulla possibilità di pubblicare gli esiti del ricorso al prefetto su un'apposita sezione del sito della Prefettura, informo che in alcune sedi è operativo il cosiddetto sistema informativo SANA. Detto sistema consente già la gestione automatizzata dei procedimenti relativi ai ricorsi al prefetto in materia di violazione al codice della strada. E grazie allo stesso il cittadino che ha presentato il ricorso può consultarne lo stato della trattazione attraverso uno specifico portale tramite l'inserimento di alcune informazioni relative alla propria istanza. Il sistema informativo SANA è in via di progressiva estensione a tutte le prefetture e sarà oggetto di una graduale reingegnerizzazione a partire dai primi mesi del 2020. Il deputato Simone Baldelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza, prego collega. La ringrazio presidente. Io sono parzialmente a seconda dell'ottimismo o del pessimismo del momento, parzialmente soddisfatto, ma anche parzialmente insoddisfatto. Eh, soddisfatto nella parte intanto di aver ricevuto una risposta e quindi, già questo di questi tempi diciamo, è fatto da salutare con gioia e anche per il fatto che il sistema operativo sana diciamo, nell'idea del governo sia prossimo ad essere incentivato e quindi diffuso. Non so quanto sia sufficiente, però, la cosa che dico è che noi abbiamo dei tempi molto molto lunghi atteso. Che questi ricorsi vengano effettivamente vagliati, visti, perché ci sono anche diciamo, leggende che vogliono uh, narrazioni, come si dice oggi, secondo le quali si risponde e si rigettano uh, in, uh, quasi in fotocopia i, i ricorsi. Ma um, il principio è 180 giorni e sono sei mesi, ma noi possiamo pensare che una famiglia, un, un automobilista, un motociclista che riceve eh, una multa di 100 euro debba aspettare sei mesi per sapere se ne deve pagare 200 eh, con tutto il pasticcio che c'è legato alla, per esempio, decurtazione dei punti, nel senso che se io faccio ricorso anziché al prefetto lo faccio al giudice di pace, però devo comunque comunicare all'organo accertatore che ho fatto il ricorso al giudice di pace perché così mi si sospende la decurtazione dei punti, altrimenti io devo eh, fare, eh, come dire, de de devo, perdo i punti. Oppure il pagamento in misura ridotta, se io pago in misura ridotta cautelandomi è un'ammissione di colpa, per cui non devo pagare, e poi però la, eh, il pagamento in misura ridotta non so neanche se viene o no ammesso una volta che ti viene respinto il, il ricorso, ma non credo perché la multa è raddoppiata. Per cui insomma eh, un grande pasticcio intorno a quella che è diventata per molte amministrazioni locali una questione di sopravvivenza. Io mi limito a sottolineare il fatto che qualche tempo fa, in ordine alla disciplina degli autovelox, il ministro dei trasporti ci ha risposto in commissione che gli è arrivato l'allarme delle province e dei comuni per cui il governo ha difficoltà a disciplinare dopo dieci anni l'uso eh, dello, dello strumento degli autovelox perché i comuni e le province dicono che altrimenti saltano i loro bilanci. Allora, come dire. C'è qualcosa di profondamente storto in questo meccanismo. Allora, intanto benvenga eh, il, il sistema operativo sana, ma insomma io non lo so. Il Comune di Roma ha 24.000 dipendenti, insomma ci sarà uno che si può mettere lì a scrivere e a mettere su un sito il fatto che il verbale numero 1234567 è stato, eh, eh, il ricorso su quel verbale è, è stato rigettato oppure è stato accolto. Insomma, no, non credo che sia una grande fatica al di là del, del sistema operativo delle prefetture. Fatelo fare a qualcuno, date indicazioni che questa cosa la si faccia. Che la si faccia, come dire, a invarianza di risorse investite, perché comunque il personale, gli uffici ce l'hanno, i siti, i comuni ce l'hanno, per cui una pagina sia dedicata a questa roba qui, che diventa un modo per non far perdere tempo ai cittadini. Se uno fa un ricorso rischiando di pagare la multa raddoppiata, è perché pensa di avere ragione, perché pensa che quella multa gli è stata fatta in maniera eh, sbagliata. Allora, come dire. Noi dobbiamo essere dalla parte del cittadino che magari ritiene leso un proprio diritto. Poi, se eh, dopo una valutazione vera e attenta del ricorso, il ricorso viene rigettato, pazienza. Ma se il ricorso viene accolto, perché uno deve aspettare sei mesi quando col silenzio e assenso è tenuto? Lei cioè, mi ha letto un un testo in cui c'è scritto che l'ente accertatore è tenuto a darne notizia al ricorrente. Se è tenuto a darne notizia è tenuto. Allora, diamo almeno formalmente seguito a queste cose, è tenuto a darne notizia e si ritiene che abbia ottemperato a questo, a questo obbligo attraverso la pubblicazione sul sito del Comune. Non è difficile. Ogni Comune ha un sito. Anche quelli più piccoli, che peraltro spesso e volentieri vivono di cassa con le multe. Per cui il comunello che manda avanti il proprio bilancio grazie all'autovelox piazzato sulla strada statale, sulla strada provinciale, beh allora eh, si anche attrezzerà per fare in modo che se poi c'è il ricorso, pubblica l'esito del ricorso sulla propria pagina. Perché io credo che sia un diritto quello di sapere che fine fanno, così come con grande celerità ti dormono sullo zerbino quando devi pagare o ti mandano la cartella esattoriale o ti applicano l'interesse sulla cartella esattoriale non pagata che se non sbaglio è del 6% a semestre una roba che eh, diciamo siamo nel mondo del tasso usuraio ecco, per cui ci sono tante cose che vanno messe in fila io ringrazio il governo per avermi risposto anche per come dire, la risposta elaborata che ho apprezzato ma c'è tanto da fare, allora alla sottosegretaria Malpezzi che per sua natura, essendo sottosegretaria a rapporti col Parlamento, ha il dono dell'onniscienza e, e anche la facoltà di trasferire ai dicasteri interessati se vi sono proposte, esiti nelle interpellanze che ha la buona eh, cura e la disponibilità di venire a discutere per conto terzi, cosa per la quale la ringrazio ancora una volta. Ecco, forse il messaggio che può arrivare al dicastero interessato, nel caso specifico gli interni, è quello di dare disposizioni affinché quel tenuto a darne notizia al ricorrente diventi operativo attraverso una circolare ai comuni che dica ai comuni svegliatevi, mettete su questa roba, Ci avete sui siti migliaia di cose? Metteteci pure questa. Magari molte sono meno utili, questa forse è utile. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione numero 3.042 della deputata Suriano concernente iniziative di competenza in materia di requisiti per l'assunzione della carica di Presidente di Camera di Commercio alla luce di dichiarazioni di Pietro Agen, Presidente della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, relative alla sua appartenenza ad una loggia massonica. La sottosegretaria per lo sviluppo economico Alessandra Todde ha facoltà di rispondere. Prego sottosegretaria. Con riferimento all'atto di sindacati ispettivo in discussione, eh, rappresento in via preliminare che la Sicilia è una regione a statuto speciale e che la materia eh, delle Camere di Commercio è regolamentata dalla legge Regio regionale 4 del 2 marzo 2010, che dispone l'applicazione, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale, delle disposizioni della legge 29 settembre 1993, eh, numero 580, e delle disposizioni transitorie e finali al decreto legislativo 15 febbraio 2010, numero 23. Ai sensi dell'articolo 11 e 16 della legge su richiamata il Presidente della Camera è eletto tra i componenti del Consiglio Camerale entro 30 giorni dalla nomina del Consiglio stesso, con la maggioranza dei due terzi dei componenti medesimi. L'articolo 12,5 stabilisce riguardo che il Consiglio Camerale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, mentre l'articolo 13 prevede i requisiti per accedere alla carica di consigliere camerale, nonché le cause ostative alla nomina medesima. Tra le cause ostative che comportano la decadenza dalla carica di consigliere, in particolare è previsto che non possano fare parte del Consiglio coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione sono, siano stati richiesti un giuramento, o una promessa solenne. Tuttavia il provvedimento che dichiara la citata decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina. Pertanto si evidenzia l'adozione dell'eventuale provvedimento di rimozione dalla carica risulta esplicitamente attribuita all'autorità regionale. Legge cinquecentottanta del mille novecento novantatré. Pertanto, alla luce della problematica emersa, i competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico hanno preso contatti con l'assessorato alle attività produttive della Regione Sicilia per conoscere, se siano stati o meno valutati, gli aspetti inerenti alla permanenza della nomina in discussione. Allo stato attuale siamo in attesa delle richieste informazioni e sarà a nostra cura provvedere a un pronto aggiornamento. Per ciò che concerne la diffida del CODACONS, il MISI ha sentito il Ministero dell'Interno che ha riferito quanto segue. In data 23 maggio, la Prefettura di Catania ha ha ricevuto da parte del Codacons la diffida, per peraltro reiterata e sollecitata in, da in data 16 settembre a far dichiarare la decadenza del Presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia cui si faccenna l'interrogazione in esame. Tale difide è stata formulata in considerazione della circostanza che il Presidente della Camera di Commercio avrebbe eluso le norme statutarie dell'ente. A riguardo, riferisce la citata Prefettura, si sono condotti gli opportuni approfondimenti ed è emerso che, come già ricordato, alla luce della normativa vigente, è la Regione siciliana ad avere la competenza esclusiva in materia di vigilanza e controllo sugli organi camerali. Pertanto, la Prefettura, lo scorso 27 settembre, ha provveduto a trasmettere al Presidente della Regione siciliana e Assessorato regionale all'economia l'atto di diffida in oggetto per i profili di propria competenza. In conclusione, fermo restando la competenza della Regione a Statuto Speciale in materia di vigilanza della Camera di Commercio di cui si discute, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà aggiornare tali informazioni, se richiesto, alla luce dell'ulteriore documentazione che la Camera di Commercio interessata si è riservata ad inviare. La deputata Simona Suriano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Collega, cinque minuti, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio la sottosegretaria per la risposta. Mi ritengo ovviamente soddisfatta perché conferma quanto già da noi sospettato. Infatti le denunce e le richieste sono state rivolte anche alla Regione Siciliana. Ovviamente non ci siamo limitati a chiedere al Ministero se conoscesse appunto la situazione la gravità della situazione di un Presidente della Camera di Commercio che ha pubblicamente dichiarato di essere in sonno, iscritto alla Massoneria, ma in sonno. E lo stesso giornalista ha ricordato che non ci si tira fuori mai dalla Massoneria: chi è massone lo è per sempre. A noi preme avere chiarezza su questa figura perché attualmente la Camera di Commercio del Sud-Est, che detiene una quota importante della società di gestione dell'aeroporto catanese, ha intenzione di dismettere queste quote e quindi abbiamo interesse che quanto mai questa operazione avvenga nella maggiore trasparenza anche di chi conduce queste operazioni di alienazione. Dove appunto l'aeroporto per la Sicilia orientale, l'aeroporto di Catania per la Sicilia orientale è un bene essenziale per i cittadini siciliani. Quindi chiediamo quanto mai trasparenza, chiediamo al eh, presidente della regione siciliana che dia definitivamente una risposta, perché appunto la competenza, come ha giustamente ricordato, è sua. La eh, Sicilia ha recepito con legge regionale la legge nazionale, quindi rimane l'incompatibilità della figura del presidente della Camera. Di Commercio eh, di Sud-Est proprio per eh, quanto previsto dalla legge eh, 580 del 93. Quindi ringrazio la Sottosegretaria e eh, il Ministero per eh, la risposta. Ovviamente eh, chiediamo se avete ulteriori eh, ragguagli e informazioni di eh, farcele eh, sapere. Noi continueremo a chiedere anche al Presidente della Regione di pronunciarsi quanto prima. Grazie. Grazie a lei. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto brevemente la seduta che riprenderà per la lettura degli esiti della riunione della conferenza dei presidenti di gruppo e dell'ordine del giorno della prossima seduta. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. A norma del comma 1 degli articoli 72 e 120 del regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato alla quinta commissione bilancio in sede referente con il parere di tutte le altre commissioni permanenti della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Senato 1586, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, approvato dal Senato. 2.305, relativa nota di variazioni. 2.305 I. Comunico che nell'odierna seduta, nell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stata stabilita la seguente articolazione dei lavori per l'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. L'esame presso le commissioni di settore dovrà concludersi entro le ore 14 di giovedì 19 dicembre. L'esame presso la commissione bilancio dovrà concludersi entro sabato 21 dicembre. L'esame in assemblea avrà luogo domenica 22 dicembre a partire dalle ore 9.30 con prosecuzione nella giornata del 23 dicembre. Ai fini dell'esame in assemblea i termini per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno sono fissati rispettivamente alle ore 9.30 e alle ore 12 di domenica 22 dicembre. Il termine per l'iscrizione a parlare nella discussione generale in assemblea è fissato alle ore 16 di sabato 21 dicembre. Le votazioni per l'elezione di, di due componenti il garante per la protezione dei dati personali e di due componenti l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, già previste per la giornata di giovedì 19 dicembre alle ore 10.30, sono differite ad altra data. E altresì differita ad altra data la convocazione delle commissioni bicamerali d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario e sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto ai fini della loro Costituzione, già prevista per giovedì 19 dicembre alle ore 9. L'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge di bilancio e dell'eventuale nota di variazioni, nonché della mozione numero 100302, sarà pubblicata in allegato A a resoconto scenografico della seduta odierna. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 18 dicembre 2019, ore 15, svolgimento di interrogazione a risposta immediata. La seduta è tolta.